Pesante sconfitta per il Francavilla, la terza di fila contro il Real Acerrana. Al Fittipaldi finisce 1-2 per effetto delle reti nel primo tempo di Laringe e Bastianelli e nel finale di Thiauf. Per i lucani l'avvio è da incubo e sul servizio di Langella Laringe entra in area e va subito a segno con un sinistro morbido sul secondo palo. La replica è immediata con un tiro da limite di Roberto Esposito parato a terra da Rendina. I padroni di casa però accusano il contraccolpo per lo svantaggio e all'ottavo Fabiano va vicino al raddoppio. Sull'altro fronte i rossoblu non riescono a far male con Esposito sul calcio d'angolo. Ma la formazione locale comincia a crescere, al tredicesimo recrimina per un fallo di mano in area Campana sul tentativo di Visconti, ma il direttore di gara lascia correre. Subito dopo, Gentile Pernella su punizione per Russo che manca l'appuntamento con il pallone. Ma la Cerrana è sempre pericolosissima al diciannovesimo, imbeccato dal solito Langella, Ndiaye suggerisce per Elefante che in piena aria manca di pochissimo il bersaglio. Ma al ventisettesimo arriva il pareggio, Silvestri salta Caminiti sulla destra e mette al centro dove è appostato Bastianelli che tocca in rete, con gli ospiti che protestano per un presunto fuorigioco di Romano. Il gol dà coraggio ai sinici e ancora Bastianelli sfiora l'incrocio con un gran destro. Il match è molto aperto e al 35esimo di testa Fontana manda di poco alto. Passano 3 minuti e sempre su cross dell'ultimo Raringe Esposito ci arriva ma il pallone esce di un nulla. Un minuto dopo Fabiano calcia oltre la traversa mentre Francavilla torna a farsi vedere con un destro fuori misura di Esposito e si va all'intervallo in parità. La ripresa è meno intensa e si apre con l'inzuccata alta ancora di Esposito su traversone di un attivissimo Gentile. Al dodicesimo tentativo a giro di Laringe ma Pisco è attento. Passa un minuto ed è Elefante che ci prova su punizione ma il portiere rossoblu risponde ancora presente. Al diciottesimo Gentile fa tutto bene tranne la conclusione e manca il gol, l'ottima posizione. Ma adesso i sinici ci credono e lo stesso centrocampista argentino colpisce la traversa su punizione da limite a portiere battuto. Tuttavia nel finale il Francavilla accusa la stanchezza e allo scadere su perfetto traversone dalla sinistra di Laringe il rientrato Thiauf mette a segno di testa a 2 passi la rete del definitivo 1-2. Con questo capo i lucani restano fermi in classifica a quota 10 e vengono risucchiati in piena zona calda.